27ª settimana, tempo ordinario, anno pari, lunedì. La verità è nel Vangelo. Ma come garantire il Vangelo? Primo, riconoscere che viene dalla Chiesa, viene dagli Apostoli, viene da Gesù. Secondo, come affermarlo? Il Vangelo, la verità Gesù, nello Spirito Santo, nella grazia, lo Spirito Santo ricevuto, ascoltato, in lui bisogna vivere la grazia di Dio. Fuori di questo ambito, quello dello Spirito, della grazia, non c'è verità. Dice San Paolo scrivendo ai Galati, fosse anche un angelo che vi venisse ad annunciare un altro Vangelo, chiunque lo ascolta e lo segue sia anatema, cioè scomunicato, fuori dalla comunione salvezza. La grazia è stare dentro l'amore di Dio, la misericordia di Dio. San Paolo, come apostolo, garantisce di se stesso: sono apostolo, possiedo e dono il Vangelo, l'ho ricevuto per rivelazione diretta di Gesù Cristo. La verità del Vangelo, la grazia, lo Spirito Santo. La verità è nella parola di Dio, sempre. Sia quando ci viene donata tramite i profeti e la legge nell'Antico Testamento, come nel Nuovo Testamento, in Gesù, il Figlio di Dio, un dottore della legge, vuole mettere alla prova Gesù. Gli domanda cosa devo fare per raggiungere la vita eterna. E Gesù lo rimanda alla legge. Cosa sta scritto nella legge, dottore della legge? Amerai il Signore tuo Dio con tutta l'anima, con tutto il cuore, con tutte le forze, con tutta la mente, totalmente l'uomo deve corrispondere a Dio. Il tale voleva ancora giustificarsi e gli fa una seconda domanda: e chi è il mio prossimo? Gesù risponde con una delle sue parabole più belle. Scendeva da Gerusalemme a Gerico. Gerusalemme è la città della salvezza, Gerico è la città del peccato. Si imbatte nei briganti, lo lasciano mezzo morto. Passa un sacerdote, lo vede e va oltre. Passa un levita, lo vede e va oltre. Un samaritano, passando a compassione, si ferma, lo cura con l'olio, il vino, lo carica sul giumento, lo porta alla locanda, trascorre la notte in quella locanda, paga qualcosa e c'è altro. Chi è il prossimo? Gesù risponde, va e anche tu fa lo stesso. È la verità vissuta che diventa carità, la nuova e definitiva legge del Signore. Maria con Gesù incontra maternamente, si ferma, ha compassione, soffre, offre il suo dolore, porta alla locanda del cuore di Cristo, suo figlio, salva in Gesù.